Ragazzi, io su Instagram avevo detto non faccio il video post partita perché non vedo la partita. Ragazzi, mi è bastato vedere 5 minuti di recupero, 6 quelli che erano. Ho preferito andare al cinema a vedere Slam Dunk, a godere per Sakuragi, piuttosto che vedere Spezia Milan. Spezia Milan, da quando lo Spezia è in Serie A, ogni volta dobbiamo bestemmiare con lo Spezia. Poi pensiamo allo Spezia che si deve salvare perché era in zona retrocessione fino alla partita di adesso, appena finita. E pensiamo al Milan che deve fare il turnover per la semifinale di Champions. Pensiamo al Milan che quando mette le riserve non gioca, ragazzi. Non mi è servito vedere la partita per parlare di questa partita di merda. 2-0 con lo Spezia, fatte cagare. Non ci vogliamo andare in Champions perché la Juve la escluderanno dalle coppe. Tranquillo, la Juve gli toglieranno i punti. Arriverete quarti, arriverete lo stesso in Champions. No! Ieri la Lazio al 97esimo pareggia con Lecce e quindi un punto lo guadagna. Stasera l'Inter batterà sicuramente a San Siro il Sassuolo. Ci sono la Juve, l'Atalanta e la Roma sotto di noi. L'Atalanta e la Roma ci raggiungono di nuovo. Mancano 3 partite. Abbiamo la Sampdoria già retrocessa, ma ci romperà i coglioni lo stesso. Abbiamo la Juventus a scontro diretto per la Champions. E poi abbiamo il Verona che si deve salvare come lo Spezia. Non ho visto la partita, ho visto solo un'azione, un tiro di Pobega. Poi mi hanno detto che c'è stato un palo di Tonali, un palo di Ibrahim, che Rebic è inguardabile e noi facciamo vomitare. Ringrazio Manuela per le info, per quando io non stavo guardando la partita. E mi fate incazzare così tanto che, anche se avevo detto che non facevo il video, lo faccio lo stesso in macchina. Tra l'altro è esclusiva, prima volta che faccio il video in macchina. E non ne mancheranno, anzi ne farò altri di video in macchina. Non volevo dirvelo qui, però ve lo dico. Da domani ho anche la mia macchina, quindi preparatevi a altri sfoghi in macchina. E io non so cos'altro aggiungere, perché appunto la partita non l'ho vista, e meno male. E meno male. L'anno prossimo sentiremo la sigla dell'Europa League, forse. Se continuiamo così, forse la Conference. Grazie ragazzi, vergognatevi.